io sono, quando ho visto la prima volta questo filmato, ho provato una sensazione di dolore, di tristezza, anche di dolcezza verso Giulio, però questa sensazione di questo ragazzo che Era veniva in proprio trappola e non lo sapeva. Esatto, annessato. era in trappola e non lo sapeva. E dopodiché, ripeto, noi adesso abbiamo abbastanza chiaro cosa è accaduto nei giorni che hanno preceduto il 25 gennaio del 2016, ma quello che è accaduto dopo evidentemente non l'ha fatto Abdallah, non è stato fatto neanche da qualcuno che agiva su ordini di Abdallah, quindi noi dobbiamo togliere dalla scena questa sorta di Deus ex machina che è convenuto far ritenere che sia quello che hanno messo in Il moto capo degli prima. ambulanti. Dopodiché, poi, allora, per 9 giorni, di quante persone c'è bisogno per trasferire una persona da un luogo all'altro di detenzione, per torturarlo in quel modo selvaggio e professionale allo stesso tempo, per poi ucciderlo, per portare via il corpo e farlo ritrovare accidentalmente, tante persone. E quante persone poi hanno dovuto depistare? E quante persone hanno dovuto coprire? Allora, se questa catena di comando non emerge, e non arriva almeno al Ministero dell'Interno, io credo che sarà quella verità che nessuno voleva, che adesso invece dobbiamo chiamare per quello che è la verità di popolo. L'idea che ti sei fatto tu è che la catena di comando arrivi molto in alto. Sarebbe paradossale che l'unico tra migliaia di casi di tortura avvenuti in questi anni in cui non c'è una catena di comando, non c'è gli agenti dell'Agenzia di Sicurezza Nazionale, non c'è un giudice che copre, non c'è una dichiarazione estraneità completa, insomma, l'unico caso di tortura accidentale e casuale è stato quello di Giulio, con migliaia invece che seguono questo schema di sparizione, di detenzione segreta, di tortura selvaggia e di un corpo che o arriva in tribunale distrutto o viene abbandonato in una discarica.